cioè soprattutto tentando con più continuità. 5-2 Umana Reyer. Aradori, marcato da Ceppel, il blocco di Mancinelli. Sims, Fantinelli gioca 2 con Sims che si prende il tiro, arriva il fallo di Stefano Tonut, ti vedo un po' scuotere la testa. La partita in Germania ha messo 2 bombe nelle prime 2 azioni, per cui minimamente condizionato dall'intervento di Tonut, ma giustamente toccato con la mano, arriva questa partita che vede per ora avanti in Umana Reyer di 1 punto con il pallone in mano. Ci prova Jeremy Ceppel da 3 punti, l'errore solo maglie bianche della Pompea, fortitudo a rimbalzo, Sims che mette pallone per terra, un altro in 14 secondi per l'attacco degli Oro Granata. Ancora Stone, ancora da 3 punti, questa volta dalla punta, l'errore, il rimbalzo di Sim che anticipa Udano e consegna Fantinelli per la transizione, fortitudo sotto di 2, Pompea che porta a casa il fallo di Ike Udano, è il primo di Udano, pubblico della fossa. Il pallone messo a terra da Aradori, Mancinelli sotto per Sims, si prende il tiro dalla media, lo mette con mano docile in faccia ad Udano. Ed Udis più 5, massimo vantaggio per l'Umana Reyer, sono entrati Cinciarini e Lönen per la fortitudo, praticamente gli unici 2 veri cambi che ha a disposizione Antimo Martino. Sims sbaglia il rimbalzo di Giulia, riesce a reggere in difesa, ancora i cambi difensivi dell'Umana Reyer, Cinciarini per Sims, fa saltare addirittura 2 avversari. Ed Henry Sims mette dentro il canestro, che è pronto a mettere in campo Mazzola, ma è ancora in attacco a 3 minuti dal termine del quarto. La tripla aperta di Michael Bramos, troppo facile per lui, e ovviamente la sbaglia con rimbalzo ancora una volta di Sims. Da parte degli Oro Granata, che adesso danno l'opportunità alla fortitudo di andare in attacco per pareggiare o passare avanti in caso di tiro da 3 punti. Bella giocata per Sims, bella difesa per Watt. Robertson fa saltare 2 avversari, si prende il tiro da 2 punti ed è il pareggio per la fortitudo. Fortitudo Robertson, per la fortitudo che attacca con Robertson, pallone sotto per Sims, il duello con Stone che difende in maniera extra aggressiva, ancora Robertson, 9 secondi per il tiro di Bologna, pronto ad entrare Bramos, lo scivolamento laterale di Udano, Sims riesce a trovare il canestro in avvicinamento, ovviamente che ha avuto al massimo 1 punto di margine sull'Umana Reyer. Fantinelli per Sims, marcato da Udano che riesce a strappare il pallone, poi esce dal campo pronto ad entrare Michael Bramos, partita che resta ostica, tanto ostica. Passi, gli arbitri hanno trovato la via di mezzo e comunque Bramos è riuscito a concretizzare, credo che sia zona, no. Sì, zona anche per l'Umana Reyer, zona contro zona, vedremo che cosa ne scaturirà. Mazzola a marcare Sims che viene servito, prova a farsi largo, Sims l'ha stoppata, no, sembrava quasi. Eh sì, ci ha provato sicuramente con Michael Bramos. E vediamo come lo attaccherà questo schieramento la fortitudo, sportellate tra Sims e Watt, si fa l'arco Sims e Watt si fa ingolosire dal pallone di vantaggio, per ora vantaggi solo di 1 punto per gli ospiti. Aradori prova a spostare il blocco di Sims, il raddoppio, palla sotto, extra passaggio, Cinciarini dalla media ed ecco il primo più 2 per la fortitudo, ha messo segno da 5 minuti da giocare. Jeremy Ceppel per De Nicolao, palla sotto per Gasper Widmar che va a attaccare su Sims, si fa largo, Widmar appoggia al tabellone, l'errore, il rimbalzo di Cincere, dei falli sistematici è un'arma a doppio taglio, però normalmente avere il vantaggio del bonus speso presto è importante, ma guardate Widmar che difende, ma passata, ma era sul pallone. Era sul pallone e Sims però va in lunetta con il bonus speso dall'Umana Reyer, 2 tiri liberi per meno 5, ricordiamo l'andata meno 7 per l'Umana Reyer al Paladossa, ma questo è un ragionamento che speriamo di poter fare al posto di Andrea De Nicolao. Doppio centro con Widmar che va a marcare Sims, il pallone per Mancinelli, Watt che scivola lateralmente in difesa e Sims mano morbida per fare meno 1 per la fortitudo, 5-9, 5-8, adesso vedremo in attesa.